Buongiorno a tutti e benvenuti a questa sezione di presentazione delle novità ANSYS per la release 2022 R1 per quanto riguarda l'ambiente elettromagnetico. Mi presento, sono Alberto Grava, sono il Senior Application Engineer in Britec, mi occupo di consulenza per lo sviluppo di macchine elettriche e seguo l'assistenza e la formazione per i software ANSYS relativamente alla parte elettromagnetica in bassa frequenza. Vedremo oggi le novità introdotte nelle ultime release di prodotti ANSYS per l'analisi delle applicazioni a bassa frequenza. Ricordo a tutti la possibilità di inviarci domande riguardo la presentazione di oggi tramite la nostra email info@britec.it oppure utilizzando la chat della riunione. Faremo seguito alle vostre richieste nel più breve tempo possibile. Iniziamo vedendo una piccola panoramica di cosa andremo a vedere oggi. ANSYS, come sapete, con due release all'anno migliora e aggiunge nuove funzionalità ai suoi software, garantendo così agli utenti di essere sempre aggiornati ed avere un costante vantaggio tecnologico. Ci concentreremo oggi sugli applicativi MotorCAD, su Maxwell e una breve, diciamo, panoramica su quelle che sono la gestione di materiali, soprattutto per il campo elettromagnetico. Partiamo da MotorCAD con la nuova funzionalità che è stata introdotta dell'NVH. L'introduzione di tale funzionalità rende oggi MotorCAD unico nel panorama delle simulazioni delle macchine elettriche rotanti a flusso radiale. Infatti, con tale modulo si possono oggi eseguire analisi multifisiche che coprono tutti gli aspetti della macchina elettrica, quindi elettromagnetici, termici e oggi meccanici e soprattutto di NVH. Vediamo in questa slide il tipico workflow che ora è possibile implementare. Quindi, dalla simulazione elettromagnetica e una volta estratte quelle che sono le forzanti elettromagnetiche al traferro del motore, è possibile passare all'ambiente meccanico che, dopo aver fatto un'analisi modale dello statore, riesce a estrarre quella che è una risposta forzata del sistema, un'analisi armonica del sistema. Successivamente, in via analitica, viene anche estratto poi il livello di pressione sonora. Entriamo un po' più nel dettaglio di come MotorCAD esegue questo tipo di funzionalità. Come dicevamo, in modo molto accurato e automatico, dal calcolo elettromagnetico agli elementi finiti vengono estratte le forze del traferro, sia nel dominio del tempo che nella frequenza. E oggi questo calcolo è possibile farlo per un singolo punto di lavoro o per più scenari di coppia e velocità. Le forze possono essere utilizzate per le simulazioni all'interno di MotorCAD, ma anche estratte per effettuare calcoli agli elementi finiti più dettagliati nei tool ANSYS Mechanical oppure in tools di terze parti. Ricordo che questa funzionalità ad oggi è disponibile solo per i motori BPM, per i sincroni a riluttanza e per gli switched a reluctance. Detto questo, passiamo alla parte NVH strutturale. Infatti, la novità di questo modulo permette di estrarre per via analitica le frequenze naturali dello statore, quindi con un approccio di calcolo molto rapido. Seppur semplificato, abbiamo quelli che sono i modi propri dello statore. Per
analisi più accurate, rimandiamo eventualmente a simulazioni puramente FEM con ANSYS Mechanical. Quindi diciamo che questo è una semplificazione che, bene o male, garantisce sempre una previsione accettabile del comportamento della macchina. Analisi molto spinte non è possibile effettuarle e vanno fatte poi in ANSYS Mechanical, estraendo le forze come detto prima. Una volta estratti i modi di vibrare dello statore, MotorCAD è in grado di calcolare la risposta armonica del sistema, quindi è in grado di calcolare gli spostamenti statici, le accelerazioni e di individuare le possibili risonanze del motore. Concludendo, si può aumentare, diciamo, la confidenza sull'impronta sonora vibroacustica del motore andando ad analizzare quello che è lo spettro sonoro emesso dalla macchina in più punti di lavoro. Infatti, il campo delle velocità e degli spostamenti di statore diventano l'input per un calcolo analitico dell'impronta sonora. Lo spettrogramma è un grafico di facile e rapida interpretazione di quelli che possono essere gli eventuali problemi della macchina, soprattutto già in fase di design avanzato, quindi già in fase di pre-design. Dicevamo, lo spettrogramma come si legge? Le linee verticali rappresentano i modi naturali che possono essere eccitati dalle diverse velocità di rotazione, vengono qui rappresentate da queste sottili linee evidenziate dalle frecce verdi. Si può analizzare quello che è un singolo punto di lavoro, in questo caso vediamo un regime di rotazione a 12.000 giri e possiamo capire quali sono gli eventuali livelli di pressione sonora. O se stessimo vedendo quelle che sono le accelerazioni presenti sullo statore, alle diverse frequenze, mentre le linee inclinate non rappresentano altro che l'ordine delle eccitanti elettromagnetiche, che combinate con i modi propri che abbiamo visto prima, danno poi evidenza della possibile. Diciamo che un elevato valore o di pressione sonora o di vibrazione evidenziato in queste linee non fa altro che rappresentare un aumento dell'energia radiata che si tramuta o in vibrazioni o rumore. L'integrazione, una volta vista, diciamo, questa nuova soluzione NVH per MotorCAD, andiamo a vedere quella che è l'integrazione di MotorCAD nel mondo ANSYS. Infatti, sempre di più, MotorCAD si sta integrando nei vari tool di ANSYS per garantire uno strumento che sia facilmente fruibile a tutti gli utenti. Un punto molto importante riguarda l'ottimizzazione. Infatti, ora l'integrazione con l'ottimizzatore OptiSlang è completamente automatizzata. Non è più richiesto la programmazione in Python e l'utente oggi quindi è guidato da un'interfaccia grafica che gli permette di impostare il problema senza dover per forza entrare a programmare in Python. Per chi fosse esperto di programmazione, resta comunque editabile lo script ed è possibile utilizzarlo per customizzare determinati output. Questa automatizzazione tra OptiSlang e MotorCAD è disponibile solo per i motori BPM, i riluttanza sincrona e le macchine a induzione. Quindi gli altri moduli non sono coperti. Ma vediamo ora l'interfaccia grafica che si trova l'utente a dover gestire. Quindi, in un modo molto semplice, si possono impostare quelli che sono i vincoli tra i vari parametri geometrici,
oppure magnetici, oppure anche di avvolgimento. Quindi tutti i parametri di input possono diventare dei range da variare oppure essere usati come dei vincoli, come la coppia, la velocità, il ripple, l'efficienza, il peso, il volume e così via, possono essere impostati in modo molto facile come obiettivi o da massimizzare o da minimizzare o da raggiungere. Una volta impostato il problema, in modo molto facile viene di fatto generato un riassunto dove l'utente può eventualmente modificare e verificare le impostazioni che sono state impostate. E è possibile fare un run test, quindi una prova per verificare che il tutto funzioni e poi passare alla simulazione vera e propria in OptisLang. Questo facilita molto l'introduzione dell'ottimizzazione in questo tool e permette all'utente effettivamente di concentrarci su quelle che sono le impostazioni importanti e non, diciamo, nello scripting in Python. Ulteriore, diciamo, integrazione con i tool ANSYS riguarda l'integrazione con Discovery. Infatti oggi è ora possibile esportare l'intera geometria 3D generata in MotorCAD, è possibile esportarla in Discovery. In questo caso l'esportazione viene eseguita tramite uno script in Python che viene generato automaticamente da MotorCAD e poi interpretato altrettanto automaticamente da Discovery. È possibile esportare sia le geometrie create tramite i parametri di MotorCAD che eventuali geometrie importate in DXF. Magari abbiamo lasciato lo statore parametrico e il rotore in DXF, ecco che non è un problema. Lo script Python interpreta entrambe le geometrie ed esporta sia lo statore che il rotore, magari in DXF, esattamente in Discovery. Vediamo qui la generazione automatica, dicevamo, dello script in Python, quindi l'utente non deve far altro che lanciare il tool di esportazione, salvare il file Python dove preferisce e poi importarlo in Discovery. L'importazione in Discovery e quindi l'esportazione da Maxwell può essere fatta sia per i 2D, quindi sia per, diciamo, l'estrazione dello statore del rotore per la parte magnetica, ma può essere anche fatto sul motore completo in 3D. Quindi mi riferisco al motore completo, compresa la cassa, il presso fuso in alluminio, la cassa e quant'altro. Questo permette un notevole risparmio di tempo nella generazione appunto del modello in Discovery e soprattutto tale possibilità facilita l'analisi in Discovery, per esempio per analisi meccaniche oppure termiche. Vediamo qui infatti un'analisi termica effettuata in Discovery dell'intera geometria di un motore estratto da MotorCAD. Quindi questo è una feature che assolutamente facilita l'utilizzo di MotorCAD per le analisi successive più defin meglio definite agli elementi finiti. Vediamo ora quelli che sono i miglioramenti di carattere generale. Per quanto riguarda i motori switched reluctance, è stata implementata la possibilità di introdurre una conicità sul polo di statore, quindi il polo di statore, il dente di statore può essere parallelo ma anche conico, diciamo con una specie di sottosquadro.
Per quanto riguarda i canali di ventilazione, sono stati introdotti i raggi di raccordo, quindi i canali di ventilazione oggi possono essere definiti anche non solo a spigolo vivo, ma con un raggio di raccordo. Questa è una feature molto utile sia per migliorare l'analisi degli elementi finiti elettromagnetiche che poi meccaniche per evitare concentrazioni di sforzi e così via. Per i motori a induzione è stata introdotta la possibilità di calibrare tramite prove sperimentali i parametri del circuito equivalente, quindi per mezzo di un'apposita calibration tab che si apre abilitando questa possibilità, è possibile introdurre i risultati delle prove a vuoto della macchina oppure in alcuni punti di lavoro a carico. Questo permette di tarare molto accuratamente quelli che sono i moltiplicatori delle induttanze del circuito equivalente della macchina asincrona. Per quanto riguarda le definizioni delle caratteristiche dei magneti, è stata introdotta la possibilità di inserire la curva BH a diverse temperature del magnete, così come si fa per i lamierini magnetici. Quindi, tramite una tabella, come per i lamierini magnetici, è possibile introdurre quelli che sono i vari punti della caratteristica BH del magnete. Poi, in MotorCAD si calcola quelli che sono i parametri del magnete per ricostruire la curva, quindi la BR, lo JHC, i coefficienti di temperatura, la permeabilità e anche il fattore di arrotondamento del ginocchio. È stata migliorata l'importazione del DXF, quindi nella fase di importazione del DXF è oggi possibile vedere già cosa si sta importando, questo senza dover andare nella parte poi di elementi finiti, quindi questo aiuta e agevola parecchio l'importazione dei DXF. Per le macchine polifase è oggi quindi con più di una terna trifase, è possibile specificare lo sfasamento tra i diversi gruppi di fasi, quindi è stato migliorato anche questo aspetto qui. Sempre per quanto riguarda la parte di avvolgimento, è ora possibile definire avvolgimenti concentrici con un numero frazionario di matasse per polo. Vediamo qui un esempio appunto per il 36 cave 4 poli. Quindi questo completa notevolmente quello che è l'impostazione degli avvolgimenti in MotorCAD. Per l'avvolgimento hairpin è possibile indicare e spostare le piattine in cava a piacimento, quindi è possibile muovere le piattine in cava po' come si vuole, e questo è una feature importante soprattutto nei casi in cui le assi lossless siano importanti, quindi nel caso in cui nella macchina ci siano assi lossless importanti, ecco che questo permette di affinare ancora di più il calcolo delle perdite. Una feature utile che è stata introdotta è quella di poter salvare lo schema d'avvolgimento, quindi possiamo salvare il nostro schema d'avvolgimento e poi eventualmente caricarlo in un altro modello di macchina. Quindi è possibile, tra virgolette, esportare e importare gli schemi d'avvolgimento. È stata introdotta una interfaccia di calcolo, pardon, non un'interfaccia di calcolo, è stata introdotta, diciamo, un'interfaccia per lo scripting in Python. Quindi c'è una tab dedicata agli scripting in Python, dove è possibile eventualmente comandare tramite Python, appunto, MotorCAD. È stata introdotta anche la possibilità di generare degli output custom, quindi posso generarmi quello che sono delle
degli output customizzati che possono tornare utili eventualmente per ottimizzazioni o altri calcoli della macchina. Per quanto riguarda le macchine sincrone a rotore avvolto, è stata introdotta la modellazione della gabbia di smorzamento, quindi è possibile nelle macchine sincrone a rotore avvolto introdurre anche la gabbia di smorzamento. Sempre parlando di calcolo delle SI-losses, il calcolo degli elementi finiti oggi può essere eseguito anche introducendo una geometria di XF per il lamierino o per le piattine o per l'avvolgimento, insomma, quindi viene gestita anche dall'importazione da DXF del lamierino e delle piattine per il calcolo delle SI-losses. Sempre per il tema ottimizzazione, anche i motori a induzione, anche per i motori a induzione è oggi possibile introdurre i parametri geometrici della macchina non in dimensioni, diciamo, in millimetri, ma sotto forma di rapporti dimensionali. Quindi, come si poteva già fare per i BPM precedentemente, oggi anche per i motori asincroni è possibile dare dei rapporti dimensionali. Questo, dicevamo, appunto, è molto utile nel caso in cui non si vogliono generare geometrie non fattibili nelle ottimizzazioni in OptiSlang. Ricalcoli termici. È ora possibile, solo per i calcoli termici, quindi è ora possibile calcolare automaticamente l'ingombro delle testate. Quindi le testate possono essere eventualmente calcolate in modo automatico da MotorCAD, opzione che eventualmente è possibile disabilitare, quindi nella tab Input Data Settings Geometry è possibile abilitare o disabilitare questa opzione e tornare eventualmente a una definizione totalmente manuale delle testate. Questo, ripeto, non ha influenza sul calcolo diciamo, della resistenza d'avvolgimento, è solo per un calcolo termico della lunghezza delle testate. E novità per quanto riguarda anche il modulo monofase, induzione monofase, e infatti è stata introdotta la possibilità di definire il punto di lavoro anche tramite la funzione coppia frequenza e potenza frequenza, alla pari, diciamo, di motori asincroni trifase. Questo conclude la carrellata di novità introdotte in MotorCAD e ci fa passare quindi a quelli che sono i miglioramenti introdotti in Maxwell e nell'ANSYS Electronic Desktop. La prima parte riguarda la tecnologia di risoluzione, quindi vediamo appunto che è stato migliorato continua meglio il miglioramento del solutore 3D AFI Solver, quindi di ANSYS Maxwell, e che permette la simulazione transiente su percorsi multiconduttivi. Questo permette un miglioramento dell'estrazione dei risultati per le analisi EMC di busbar. Permette il miglioramento dell'esportazione di quelle che sono le forze, scusate, le forze al traferro per eventuali soluzioni NVH o per analisi di componenti multistrato tipo nei PCB, ed in più migliora anche quello che è il calcolo delle perdite. Cosa più importante, migliora il calcolo delle perdite sui magneti non lineari, tenendo in considerazione anche effetti di magnetizzazione e smagnetizzazione. Oggi è stata migliorata anche la mesciatura, infatti la mesciatura cilindrica Gap Meshed è ora disponibile anche per i modelli 2D transienti. La si imposta di fatto allo stesso modo di quello che si fa nella parte 3D, e questo permette appunto, come
ci vede di assicurare la perfetta aderenza della mesh alla band region. Se la mesh cilindrica non è assegnata, resta valida comunque in Maxwell quella che è la tau mesh per la band detection, quindi si può usare sia una che l'altra. Passiamo ora ai miglioramenti in Maxwell relativi al calcolo, all'high performance computing, al calcolo HPC. Sono stati notevolmente migliorati le velocità di calcolo delle cache expansion. Vediamo qui un esempio nel quale viene fatto un confronto su un progetto che doveva far girare 14 espressioni e il saving di tempo sulla stessa macchina è passato da 23 minuti a 4 minuti, quindi sicuramente è stato migliorato notevolmente, almeno di 5 volte, quello che è il tempo di calcolo. Sempre riguardo la possibilità di calcolo parallelizzabile, il protocollo MPI, quindi il Message Passing Interface, supporta oggi i modelli SKU, quindi è possibile parallelizzare su più macchine i modelli SKU con supporto per l'hysteresis effect, il calcolo delle core loss e ovviamente anche e soprattutto l'estrazione di quello che è le forze object based sulla mira iniziatore. Vediamo ora le new feature di carattere generale. Sono state migliorate le performance di calcolo per le harmonic force. È stato migliorato il calcolo delle trasformate di Fourier ed è stata migliorata anche l'interfaccia grafica di export delle forze armoniche. È stato migliorato anche l'interscambio verso il Mechanical Analysis o altri tool di terze parti, attraverso appunto anche senza passare attraverso il Mechanical Work e il Workbench. Sempre per quanto riguarda l'Harmonic Force Calculation, nell'ultima versione, nella versione 2021 R2 era già stata introdotta la possibilità di scegliere il tipo di finestra. Ed oggi, nella versione 22 R1, anche l'output frequency range, quindi è possibile definire quello che è il calcolo delle FFT in modo totalmente definito. Vediamo quali sono invece le new features, diciamo, legate più che altro al sviluppo delle macchine elettriche rotanti. È stato introdotto un nuovo modello di macchina, modello ridotto di macchina con doppia terna trifase e il relativo equivalent circuit extraction. Questo è molto utile quelle macchine che hanno appunto le doppie terne trifase per continuità di servizio, tipo, non lo so, turbine oppure veicoli elettrici e così via. Quindi anche in questo caso è stata migliorata, diciamo, è stato introdotto questa nuova feature. Per quanto riguarda il toolkit, è stato migliorato il motor toolkit per le macchine asincrone. E infatti oggi è possibile cambiare lo sweep usando anche la velocità e non solo lo scorrimento. È possibile definire due intervalli di scorrimento migliorando il calcolo della mappatura dell'efficienza e in più l'utente può anche definire quelli che sono i limiti di coppia di modo da escludere eventuali punti di lavoro che sono fuori dalla curva coppia velocità tipica. Quindi la mappa di efficienza viene effettivamente calcolata solo in un range di velocità e di coppia che l'utente definisce.
Le mappe di efficienza ora sono disponibili anche per il funzionamento anche nel quarto quadrante, quindi è possibile estrarre quelle che sono le mappe di efficienza sia nella modalità motore che nella modalità generatore, e inoltre le due modalità sono indipendenti. E quindi per una modalità o per l'altra è possibile avere differenti impostazioni di coppia e velocità o punti di lavoro. Un interessante miglioramento riguarda l'introduzione di una nuova funzionalità riguarda gli aspetti multifisici, soprattutto per i modelli per i LithWire, dove appunto ora è stato introdotto anche il thermal coupling bidirezionale per i modelli di filo LIZ. Questo è utilizzabile sia nel workbench che nell'electronic desktop, quindi il modello diciamo Maxwell si interfaccia perfettamente con un eventuale calcolo delle temperature della bobina fatta in filo LIZ ed è possibile quindi avere un coupling bidirezionale, quindi le caratteristiche poi della fisica della bobina vengono cambiate da quella che è l'analisi termica fatta all'esterno. Questo conclude quelle che sono le nuove introduzioni cioè le nuove feature introdotte in Maxwell per la simulazione in bassa frequenza. E possiamo quindi passare ora a vedere quello che è le nuove funzionalità riguardanti il database dei materiali. In MotorCAD è ora possibile con la nuova release di MotorCAD accedere al database dei materiali di Granta, quindi all'interno di MotorCAD andando nelle impostazioni, nell'input data materials, è possibile settare quello che è il material database di Granta. Infatti Granta ha oggi definito più di 800 materiali magnetici riguardanti sia magneti che lamierini, ed è possibile oggi importare in MotorCAD questo nuovo database. Per fare questo è richiesta una licenza aggiuntiva di Granta e la stessa feature è oggi appunto disponibile passando da, abbiamo detto, input data, import Material Database, Import and Choose Materials, si seleziona il materiale ed oggi appunto il nuovo database di Granta è disponibile. La stessa cosa è possibile anche in Maxwell. Anche per Maxwell è ora disponibile lo stesso database, quindi parimenti si sceglie il materiale, dal menu a tendina si sceglie Edit, si va a selezionare Granta come database e si accede ai materiali che ci possono interessare. Ripeto, anche per Maxwell, ovviamente come per MotorCAD, è necessario comunque avere una licenza Granta disponibile per questo tipo di materiali. Se avete necessità di qualsiasi chiarimento a riguardo, siamo a vostra disposizione. Si conclude qui il mio intervento per le novità delle release 2020 relative all'ambiente elettromagnetico in bassa frequenza. Vi ricordo la nostra mail info@brightech.it per comunicare con noi e per chiederci eventuali delucidazioni su quanto visto velocemente oggi. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona giornata.